Ciao. Questo è il primo video che io sto facendo, ma ovviamente tutti lo possono ascoltare, ma io indico solo la persona che mi sta ascoltando e vedendo. Io non riesco a vedere. Me lo fece questo giochetto il 2015, è vero, la notte di Capodanno, boh boh, sparavamo le botte, io ho invidiato queste luci e poi me ne mandarono una vinella, era un disco, ok. Quindi quando io ripresi questi dischi strani, queste luci che apparentemente sembravano scoppiassero, invece no, sono sempre lì. Io ad occhio nudo vedevo loro, il display non riprendeva loro, una cosa incredibile. Quindi ho fatto due, avevo un iPhone, addirittura l'iPhone, che per entrarci altri, ok, a parte che questa è la tecnologia che viene da Roosevelt, nel 46 o 48 mi pare, che è caduto quell'astro e quel dischetto lì, e anche i personaggi all'interno, storie vecchie. Allora io dico, caro mio, grigio, blu, c'è questo arancione, non so nemmeno il colore, so però che siete definiti piccoli, grandi, addirittura pure oltre 2 metri. Questa è stata l'ultima notizia che ho ascoltato, mi sono venuti a trovare giù sottoterra. Così dice uno, comunque, ed è proprio la specie più che con noi ce l'abbia. Che gli abbiamo fatto? Io penso che non abbiamo fatto niente di che. Non so, noi viviamo questa vita così diversa dalla vostra, siamo più o meno alla luce del sole, perché tante cose ce ne nascondono. Se voi invece foste venuti così, venuti da noi, prendi uno come me. Se io ti dovessi vedere pure, stai ben sicuro, come sei, io ti dico, è bello, ma sei nuovo qua, non ti ho mai visto. Quindi sicuramente avrai un aspetto diverso dal mio e capirei subito con la mia intelligenza. Phenomenon identificato, UFO, i calamari. Quindi, niente, tutto sommato, cosa. Sì, ti chiederei qualcosa di sicuro, a parte una cosa molto più agapè, ti chiederei com'erano i tempi di una volta e che cosa è successo. Che ne so io se voi avete pure i video arrivati a questo punto, voi avete una tecnologia ultra avanzata. E quindi io non lo potrei mai sapere se voi avete delle riprese dei pianeti qui, sia nella Via Lattea che altrove, siano stati pure soggetti a guerre qua, là, quella roba lì, io non lo posso sapere, quindi me lo chiederei sicuramente, questa roba qui sì, perché per curiosità vi chiederei il pollino, cos'ha di speciale, quel Vesuvio lì, l'Etna si sa. Mi è rimasta accesa da molti, ha fatto la lingua, giusto per. Quindi è rimasta lì accesa l'Etna che sputa sempre, quando di più, quando di meno. Ma un Vesuvio, distrusse una parte che noi nella Bibbia la troviamo come quegli Yahweh era contrario, e poi a quella ha detto, si scopi sua cognata. Altrimenti l'ammazzo, pazzo, che gli era morto il marito, sai come eccetera eccetera. Era la cognata. Dopo l'ha ammazzato perché non l'ha messo in giro, c'era dietro un pazzo. Però c'è stato a letto. Che cavolo gli andava che la mettesse incinta? Assolutamente niente. E questo.
questo. Allora io dico, dai carissimi extraterrestri, se come dicono loro tutte queste raccolte che sono state fatte nel mondo, Phoenix è stato molto importante, cavolo, che nave, vero? Dopo via, dopo un paio di giorni mi pare. Quindi io so che qua voi ci siete e ci ascoltate, dai, che cavolo. Io lo so che voi ascoltate. Anzi, vi torno a dire che questa è la vostra tecnologia da anni fa, da molti decine d'anni. 46, quando è crollato il primo disco volante, da lì cominciarono ad avere conoscenza verso questa tecnologia. I schivolanti, ma la manovrità, le cose tutte elettroniche, tutte avanzate, noi abbiamo appreso della tecnologia proprio da queste primi contatti, vogliamo chiamarli spontaneamente. E se fosse stata colpita da un missile che la inseguiva, questo missile, quell'astronave, quell'UFO cadde proprio nell'area quasi 51, si può dire, dai. E quindi quel Ranger lì l'ha trovato e poi l'hanno fatto dire il contrario di tutto, con minacce e cose rose che quando è stato non molto tempo fa qualcuno ha sviperato quello che è stato veramente a quei tempi, non il pallone, eccetera, eccetera. Quindi io vi direi solo una cosa, dai, visto che i tempi sono così perché, guarda, in questo nostro mondo è successo sempre così. Quando abbiamo scoperto chi è che ci mangia e ci succhia il sangue, queste persone, come sono state scoperte e dovevano essere processate e condannate, allora comincia la fine mondo. Cominciano ad arrivare tutti i dì, quel dio che viene a punirci, ma la gente cosa ha fatto? Ma che cos'è questo ti viene a punire? Che poi a tutti questi morti ammazzati che hanno fatto ammazzare e ammazzano, e non se ne fregano così tanto per queste religioni del cazzo. Quindi non è giusto tutto sta ammazza ammazza, e adesso che l'abbiamo scoperti che ci sta cadendo addosso il mondo del 92, più il Vaticano, la Bibbia, azzo, tutte quelle scoperte strane sul Vaticano, poi la Bibbia, oh, i sumeri accadici che stanno gridando la loro dettata scrittura, che così non colà, colà non esiste, nant colà, non hanno trovato niente scritto, i clamorer che friggia la memoria, vista la memoria va a vanvera senza mai trovati scritti da nessuna parte, rendiamoci conto almeno, no? Dico non a voi, dico all'uomo. Se si rendesse conto, io dico che cominciasse a conoscere se stesso, sì, in un modo diverso, con un'ottica totalmente diversa. Cominciasse a capire seriamente, ma nel vero senso della parola, far parte di una comunità, vivere con l'essere umano come te, avere gli stessi principi, cioè come si vive nel senso logici, logiche, insomma avere dei sani principi, ecco. L'uomo qui l'hanno pieno la testa di troppi babbei, quindi se noi sapessimo qualcosa di tutto ciò che è spiegato, lì che non lo vogliono accettare, ciò che è spiegato no, niente, quello no. No, quello né si tocca né si guarda. Siamo messi male, cari extraterrestri. Voi dovreste darci una mano se per questo. Anche perché se voi e siete qua da molto tempo e vivete così e
emarginati per i fatti vostri, ma sta nemmeno bene, dai. Dobbiamo essere tutta una famiglia. Che è sta roba? Gli animali, quanti animali diversi ci sono tra loro? Quasi simili, ma diversi tra loro. E noi non è che ci sono già i primati, quelli sono addirittura senza ragione, per un modo di dire. Pure loro sono intelligenti, capiscono, come no? Con noi ci sanno stare, ma noi usiamo sempre quel sistema d'allarme perché, appunto, che sono animali, hanno una forza oltre l'immaginazione, hanno una forza troppo, veramente troppa. È questo. E io, niente, se io mi sono permesso è che proprio avrei tanto desiderio di parlare con uno come voi. C'è una persona che ragiona, però, una persona che vuole il bene del mondo, non il male del mondo, e che dice che voi siete venuti qua per dominarci, se voi dovevate dominarci, da mo' che l'avreste fatto, da quando avete bloccato quei missili nucleari che ci sono volute ore per risettarlo agli americani che stavate facendo scoppiare la terza guerra nucleare, la terza guerra mondiale. Quella è stata un'altra bella paura, più degli anni 70. Chi c'era? Nikita Khrushchev, i missili di Cuba lì. Mannaggia la miseria, sempre con questa roba bellica. Mandasse a noi, ma perché non si vive in pace? Ma perché la vita è una vita in un sorriso, dicono a Napoli, una vita in un sorriso. Se poi la senti sotto forma di musica di Federico Salvatore, quello che fa il camorrista, errato, come ce lo dice bene. Arma tu tieno riduce a me, sì, e stai guaiato, frate, tu ha detto. E comunque io, questa è la prima mia richiesta verso queste entità, queste entità della Cheopa, ma non sono entità della Cheopa, sono entità che esistono e che loro si tengono sempre alla larga da noi. E anche già questo fattore mi fa riflettere, perché tanta paura dell'uomo? Perché così distaccati, potessero pure prenderci in giro dai loro stessi mezzi volatili, visti che spariscono in un niente, ci fanno una smorfia, ci fanno una pereta, così e se ne vanno. almeno è pure una presa in giro, no? E dai, e che marò. E sarebbe pure curioso questo, dai. Non è brutta.